siamo preoccupati di una scelta che ci pare stia facendo il governo, che è quella di introdurre una progressiva maggiore occupazione in termini di nomine da parte della politica, mentre invece ci pare che la pubblica amministrazione abbia un grande bisogno di professionalità e di autonomia, non di nomine politiche. Riforma della PA e semplificazione del fisco con il 730 precompilato, rivoluzioni o solo annunci da parte del governo? Ma io penso che l'intenzione dichiarata da parte del governo di inviare la dichiarazione dei redditi a casa di una parte dei cittadini sia una novità assolutamente importante che penso accelererà la necessità di un fisco più semplice e più coordinato, in cui ci sia meno situazioni individuali e più un regime collettivo, quindi è sicuramente una notizia importante. Ci vorrebbe altrettanto coraggio nella indicazione della riforma della pubblica amministrazione, mentre invece mi pare che su quel tema le indicazioni non sono indicazioni che rappresentano un cambiamento del rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione, soprattutto non rappresentano una semplificazione e un minor carico burocratico a carico dei singoli cittadini. Era una rivoluzione, sono passati 10 giorni, com'è possibile secondo lei che il testo non è ancora stato presentato? Si parla di un nuovo spacchettamento, forse la firma del presidente Napolitano la prossima settimana? L'abbiamo definito decreto fantasma perché ci piacerebbe anche a noi capire quali sono le ragioni, però bisogna chiederlo al governo, non a noi. Noi siamo di fronte a un governo che in alcuni casi fa provvedimenti che condividiamo, in altri casi fa provvedimenti che non condividiamo, quindi in una normale modalità di relazione. Spiace solo che, appunto, come per esempio nel caso della pubblica amministrazione, si racconti una rivoluzione quando in realtà ci sono pochi aggiustamenti e non quel cambiamento che sarebbe necessario avere. Sull'evasione fiscale il governo si è comportato finora in maniera troppo timida? Ma mi pare che in realtà questo tema non sia stato affrontato, non ci sono interventi, che sono sempre interventi complicati, però abbiamo assistito più volte all'annuncio del tema di riintervenire sul falso in bilancio, non abbiamo ancora visto nessun atto in quella direzione. Mi pare che ci sia molto riferire un'idea di una riforma di Equitalia che per alcuni aspetti è necessaria, ma che se non viene accompagnata da norme più incisive sul tema dell'evasione rischia di dare il messaggio sbagliato al Paese.